Per l'ultima giornata del campionato di Serie B femminile, la Lazio di Mister Seleman affronta in casa il Tufara Unita, ultima della classe. Parte bene la formazione biancoceleste che si rende pericolosa subito al quinto minuto, qui la girata al volo da parte di Castiello con la splendida risposta del portiere ospite. Al quindicesimo si mette però male la gara per la formazione biancoceleste che va sotto per 1-0, poi il Tufara Unita si rende ancora pericoloso sul calcio di punizione, ma è brava qui Melis a deviare in calcio d'angolo. Passano altri 5 minuti ed arriva il gol del pareggio della Lazio, lo mette a segno il numero 5 della formazione biancoceleste Giulia Monaco con un gran tiro da fuori area che si insacca all'incrocio dei pali. 1-1 quindi tra Lazio e Tufara Unita, ma dopo 2 minuti arriva il secondo gol della formazione ospite, il pallonetto a superare Melis. Tufara Unita a sorpresa in vantaggio sul campo della Lazio. All'inizio ripresa però entra in campo un'altra formazione. Qui si rende prima pericolosa la formazione biancoceleste e poi al quarto minuto del secondo tempo arriva il gol del pareggio da parte di Grassi, che realizza così il suo primo gol della gara. Passano 3 minuti ed arriva il raddoppio sempre di Grassi, gran tiro al volo di collo destro con il pallone che si insacca in porta per il momentaneo 3-2. Poi passano altri 5 minuti ed arriva la terza rete da parte di Grassi, tripletta nel giro di un quarto d'ora per la calciatrice biancoceleste, Lazio che va sul 4-2. Poi ancora formazione biancoceleste in avanti, qui arriva il gol da parte del numero 11 biancoceleste Celli, che mette così in rete e va ad abbracciare il tecnico Seleman in panchina. Nella parte finale del match la Lazio prende il largo, qui arriva ancora il gol da parte del numero 11 Asia Celli, che realizza così il suo secondo gol personale. Passano altri 5 giri di orologio ed ancora il gol da parte di Celli che supera il portiere in uscita, pallonetto, tripletta personale per il numero 11 biancoceleste così come per Grassi. Poi nel finale arriva anche il gol da parte del numero 16, la formazione biancoceleste Rossella Tata. È il gol dell'8-2, punteggio con il quale si conclude l'ultima giornata di campionato con la Lazio che vince la sua gara e si classifica al quarto posto in campionato. C'è l'abbraccio finale da parte poi di tutte le ragazze per il tecnico Seleman all'ultima partita sulla panchina biancoceleste. Lazio quindi conclude al quarto posto con l'8-2 rifilato al Tufara Unita, sicuramente un buon campionato per la formazione biancoceleste e gli applausi sono per il tecnico Seleman e per tutte le ragazze che si sono ben distinte in questa stagione.